All'inizio può dare un po' fastidio il contatto con la farina, poi invece vi conquisterà. Ok, così, questo modo qua, da sotto a sopra, vedete tutti? Poi le donne di solito questa roba la sanno fare bene, sono sempre più brave di me, quindi non devo insegnarvi niente. Per questo faccio i gruppi misti, perché la donna sa impastare meglio dell'uomo. Ok? Adesso cercate di prendere dalla periferia al centro e schiacciare. Così. Dalla periferia al centro e schiacciare. Adesso il problema è che ho tutte le mani piene di pasta, giusto? Che fastidio. Ok. Allora, come si procede? Si prende un pelino di olio, per questo l'olio vi ho messo alla fine. Io l'ho messo sempre un po' a vista, ci sono i perfezionisti che lo pesano. Quanto olio? Boh, metti 10, 15 grammi, 20, ok? Lo mettete a vista. Io ne metto un pochino, così. Eccoci, non serve tanto. Con quest'olio cosa faccio? Vedi? Vado a pulire tutta quanta la mano. Vedete? Ecco, in questo modo io vado a finire e l'olio mi aiuta a compattare l'impasto. Vedete? Eccolo qua. L'impasto è quasi compatto. Ecco, vedete come ha fatto proprio l'incordamento veloce? Guardate che roba! Ecco, l'incordamento vuol dire che tutta la farina è inglobata in una palla, guardate, deve restarvi la teglia completamente pulita, d'accordo? Vedete che se io uso la macchina non la sarei neanche all'inizio, ci vuole 10 minuti per fare questo risultato. Questo qua è incordato, però l'impasto è ancora grezzo, attenzione, ok? Avete già messo l'olio? Ok, perfetto. Voglio vedere le teglie pulite, o quasi, insomma. Una cosa. Ok, così. Va bene? Ce la facciamo? Adesso abbiamo due strade da percorrere. Con la farina che ho lasciato sul banco, vado a finire l'impasto in questo modo qua, dalla periferia al centro, ok? Ecco, dalla periferia al centro, scivolando sopra l'impasto, sopra la mia farina, vado a terminare l'impasto. Questo vale specialmente per impasti un po' idratati, ok? Ecco. Sentite che profumo che ha questa miscela nordica, eh? Veramente non pego. Ma sa che la mascherina invece ho scoperto che filtra i profumi? Sì. Avete mai provato a sentire il profumo del caffè? No. Con la mascherina. Allora, è impossibile bere il caffè con la mascherina? No, ti sbagli. No. Allora, beh, chiaramente quando lo bevi lo togli, però prima di bere, domani, prendete caffè. Perché voi so che state pensando, ma cosa sta dicendo questo qua? Se fuori testa. Allora, voi domani prendete caffè al bar, non quello di casa, che non ha lo stesso odore. Sentite l'aroma con la mascherina. Una volta fatto questo, ho due vie. Prima via, stare un quarto d'ora a impastare. Seconda via, aspettare il prolassamento. Aspetto quei 10 minuti, ok? E in questi 10 minuti il mio glutine si prolassa da solo, perde i legami elettrostatici e diventerà molto più arrendevole. In un attimo otterrò un impasto liscio perfettamente incordato. D'accordo? Questo si chiama il cosiddetto non eating, oppure io direi impastamento parziale. No,
non eating, no nothing, né inglese, né eating, né eating. Ok. Grazie. Arrivederci, a più tardi.